Signori, buonasera e benvenuti alla seconda giornata della solidarietà. Il maestro Bruno Nicolis vi saluta tutti. Lui e la sua baby band. Infatti quello più anziano c'ha 8 anni. Il maestro ne ha 51. E la signorina, l'unica donna che abbiamo, ne ha 18. Va bene così, Cristina? Va bene, grazie. Okay. Allora, questo che avete sentito è un canto che ha scritto il maestro Bruno Nicolis, è dedicato al suo paese che è Stradella, San Giorgio Bigarello di Stradella. Allora, il prossimo brano lo presentiamo subito, che si chiama Carina, da un arrangiamento sempre del nostro maestro Bruno Nicolis.
Bene, da Carina, che questo era un brano. Chi era l'autore di questo brano? Era vabbè, nome straniero, americano. Passiamo all'Italia, arriva Piemontesina Bella, è un bel valzer, sempre degli arrangiamenti della banda del maestro Nicolis. Tutti i ragazzi hanno arrangiato questo brano, è stata la Cristina a arrangiarlo, giusto Bruno? No, sto scherzando. Bruno Nicolis è lui l'arrangiatore. Piemontesina Bella. Potete cantarla insieme a noi, potete cantarla. Anche un brano sempre dagli arrangiamenti del nostro maestro Bruno Nicolis. Facciamo un applauso Bruno, dai, sportivo. In piedi maestro, in piedi maestro. Ci vuole uno che mi alza, ci vuole la gru, perché c'ho le gambe. Vabbè, andiamo l'anno prossimo, Massimo altro che porta la gru, ok. Andiamo a mietere il grano, che è un brano che aveva vinto Sanremo tanti tanti anni fa, che poi questa cantante è sparita, ma Bruno ha ripreso il brano e l'ha arrangiato per i nostri giovani di una volta, si dice, giovani di una volta. Thank you.
Bene, ci spostiamo a Roma, ci spostiamo a Roma, dove ci sono i nostri politici, tutti bravi, tutti bravi, mica tutti bravi, piacciono tanto il nostro maestro. Roma non fa la stupida stasera, speriamo che non la faccia davvero, ok? Ci spostiamo in America dal grande film Love Story, sempre arrangiamento del nostro maestro. Love Story.
e ci spostiamo sul classico. Andiamo con Vivaldi, Primavera. Anni 40, 30-40, grande successo, sempre un arrangiamento del maestro Bruno Nicolis, 1000 lire al mese. Thank you.
Ed andiamo con un grande film di Roberto Benigni, dove il nostro Bruno ha preso lo spunto, ha fatto un arrangiamento di questo bellissimo brano che si chiama La vita è bella.
Bene, un brano scritto dal maestro, scritto, arrangiato, che si chiama Rinuncerei. Cantato in tutte le televisioni del Nord Italia, da vari cantanti, e anche nella radio e la televisione di Facchinetti, dei Pooh. Vai. Thank you.
dedicato alla Sciura Maria. Tutte le Sciure, ma quando presentavo in televisione che c'era sempre la Sciura Maria che chiamava al telefono, e allora è diventata la Sciura Maria, e Bruno ha pensato bene di dedicargli un brano che si chiama Maria. Bruno Nicolis. Sai cosa diceva un nostro presentatore della TV? Che purtroppo ci guarda dal cielo adesso. Lui ha fatto la solista, ha fatto la solo. Diceva, a parte che diceva allegria, diceva pochi ma buoni. Allora, andiamo, torniamo in America, un grande brano presentato da Frank Sinatra negli anni 50, penso. Bruno, cosa dici? 50, 60, 50. E Bruno, se hai guardato bene di prenderlo e fare un suo arrangiamento, parliamo di New York, New York, che ha cantato anche Liza Minnelli, grandissima cantante. Thank you.
E vi presento i ragazzi. Mi sa che mi ci vuole anche a me la gru l'anno prossimo, Bruno. Allora, cominciamo da quello più piccolo. Alessandro, grande clarinettista, facciamogli un applauso. E abbiamo un altro qua, molto bravo, Gianluca. Gianluca, bravissimo Gianluca. Poi quello più giovane, quello che se non c'è la gru l'anno prossimo ha detto che non viene. Niente, maestro Bruno Nicolis. E poi abbiamo quello più vecchio, alzati. Ah, ma eri già in piedi? Ah, ho capito, era già in piedi, scusate. Tu come ti chiami? Adam. Mangi il salame te? Non mangia il salame? Non lo mangia? Vabbè, fa niente. Poi andiamo a quello di mezza età, 26 anni compiuti, te ne davo 25 e mezzo. Adriano. Grande Adriano. L'unica donna, quella che ci tiene tutti a bacchetta, Mi mancano due. La grande Cristina, però lo dice lei. Cristina. Eccola qua. Poi abbiamo lì, che non è quello che apriva, quello dei 40 ladroni, è lì ed è anche un bravissimo ragazzo, un clarinettista che promette tantissimo. È lì? Sì. Ok. Abbiamo quello più piccolo di quello là. Quello là è quello più piccolo, lui è quello più piccolo. Riccardo. Grande Riccardo. Lui fa quello che faccio io, la stessa cosa. Io sono Alex e finisco qua. Aspettiamo Massimo per la lotteria. Grazie a tutti.